quadro organico di informazioni sulla struttura del mondo agricolo a livello nazionale, regionale e locale, e che arricchiranno il patrimonio informativo già esistente, supportando i decisori pubblici nell'adozione di specifiche politiche nei settori di interesse. Parlare di agricoltura significa parlare di ambiente, di cibo, di persone, di imprese, di infrastrutture, di tecnologia, di mercati, di relazioni internazionali e di sostenibilità. Per fare questo abbiamo bisogno di dati di qualità. Il compito dei dati è, a mio avviso, quello di supportare le decisioni, dare strumenti che si possano basare appunto su dati certi per definire le politiche che vogliamo di supporto al settore primario. Mi auguro che l'evento sul censimento sia l'occasione non solo per discutere il potenziamento delle statistiche agricole, ma soprattutto per avviare un percorso condiviso tra istituzioni e operatori del settore sulle nuove funzioni e le nuove operatività della pubblica amministrazione nel settore agricolo. In questo momento dobbiamo rilanciare ripartendo esattamente dai dati concreti, coerenti e certi. Nell'ottica del cambiamento che dobbiamo vivere in corsa, che dobbiamo inquadrare questa operazione censuaria, garantire appunto all'utenza nazionale e internazionale più numeri, ma soprattutto più qualità e più comparabilità internazionale di questi dati. Esiste un'esigenza di conoscenza del dato, che è un'esigenza delle istituzioni per finalità di programmazione strategiche, ma anche di sostenibilità delle produzioni, che necessitano di una gestione, di una disponibilità, di una conoscenza del dato sempre più approfondita. La grande sfida è legare alla fotografia le dinamiche dei singoli settori e dei singoli territori. Il filo rosso che lega tutti questo puzzle di cose è l'incremento di importanza dei dati, della loro capacità di leggere e di descrivere i cambiamenti. La parola che mi viene in mente più di tutti è stata la parola sistema, e quindi il censimento è un'operazione di sistema, il censimento è un'operazione in cui la collaborazione, la cooperazione, la partnership tra privato e pubblico è stata fondamentale, e non può che essere così ovviamente anche nel caso della comunicazione. Grazie a Istat.